Il posto delle parole che racconta di tanti festival nel mese di settembre e raccontiamo del Festival Filosofia Modena Carpi e Sassuolo e rimanendo ancora in Emilia-Romagna ecco che c'è un altro festival dedicato alla poesia. Poesia Festival, potete vedere il programma sul sito per l'appunto poesiafestival.it dal 16 al 22 di settembre. Noi abbiamo come ospite Maria Giorgia Ulbar, buonasera e benvenuta nel posto delle parole. Buonasera, buonasera. E grazie per essere qui Maria Giorgia Ulbar, lei sarà impegnata domenica 22 di settembre leggendo le sue poesie e dialogando con Roberto Galaverna, presenterà la sua ultima raccolta poetica Ligea, la poetessa e traduttrice Maria Giorgia Ulbar dà voce al mito della sirena, al canto che ammaglia e che ferisce, in altre parole alla poesia più vera e primitiva. Ora, questo è quello che si dice l'abstract, poi adesso noi andiamo a capire un po' meglio quali saranno i percorsi che lei presenta al pubblico in questo festival. Tra l'altro lei partecipa a diversi festival in questi giorni, Maria Giorgia Ulbar. Sì, sono tornata proprio ieri dal Festival di Poesia di Senige, in Sardegna, il Capodanno di Sos Poetas. E ho presentato Ligea anche lì e mi preparo al Poesia Festival e nella settimana intermedia sarò a Roma per l'altro mio progetto di poesia, La Collana Isola, che è il mio progetto da editrice o piccola editrice di poesia e illustrazione. Ma allora vogliamo capire un po' di più, La Collana Isola per questo progetto del tutto personale di Maria Giorgia Ulbar, quindi dalla scrittura della poesia alla produzione anche di libri, ecco, che cosa le ha fatto passare, non dico dall'altra parte della barricata perché non è corretto, però che cosa ha fatto scattare la molla di dire bene, adesso mi produco io i libri? Dunque, il progetto Isola è nato nel 2012 e dopo un'esperienza con Andrea Bruno, fumettista e poi cofondatore della collana, avevamo pensato di stampare un libro molto piccolo, in 16 pagine, formato a 6, illustrato in bianco e nero, su carta riciclata Betulla, con un mio testo, un poemetto. Ma scusi Maria Giorgia Ulbar, vorrei scendere nel tecnico, sì. 16 pagine con punto metallico oppure con la raffinatezza del pagine, filo? No, 16 pagine con punto metallico, c'è un motivo anche per questo, chiaramente abbiamo pensato, quando abbiamo deciso di far diventare questo il primo libro, il numero zero di una collana che ora ha all'attivo più di 20 libri, e avevamo l'idea di fare un progetto che fosse sperimentale e di divulgazione della poesia, quindi volevamo tenere poi in vendita un prezzo bassissimo, che infatti è di soli 5 euro, e dunque abbiamo iniziato a stampare, pubblicare questi libri, di volta in volta con autrici e autori italiani e stranieri in traduzione e illustratori e illustratrici italiani e stranieri, sempre bianco e nero. Maria Giorgia Ulbar, però lei diceva poco fa una forma sperimentale e di divulgazione. Sperimentale nella, per quanto riguarda... Sperimentale nella realizzazione. E anche nei testi. E anche nei testi, allora i testi sono pochi ma c'è l'attenzione all'idea del libro, quindi non una raccolta di testi che vengono messi insieme e stampati insieme, ma proprio l'idea di sentire che ci sia una coesione, che ci sia un filo che attraversa quei testi, anche se sono pochi. E poi sperimentale, l'esperimento è sempre quello di inviare i testi a chi li disegnerà e lasciare
libero chi disegna di interpretarli come meglio crede, quindi uscendo dall'idea di illustrazione didascalica, illustrazione del testo o di elementi del testo, chi disegna crea un testo in immagini. E qui che solitamente poi parola e segno si amplificano a vicenda. Le esperienze appunto sono molte, gli esperimenti sono molti fino ad ora e sono sempre stati molto interessanti. 16 pagine. Dimenticavo questo, la prossima settimana appunto il 14 settembre sabato alla Galleria Studio Pilar di Roma alle 18 vanno in mostra gli originali della collana Isola, alcuni degli originali tratti da tutti i libri di questi anni, e ci sarà un incontro di chiacchiere, di letture. 16 pagine per questi libri, quindi vuol dire che ci sono, a dire tanto, 12 testi poetici. Dipende dal libro. A volte ci sono dei poemetti, a volte meno testi, perché alcune pagine sono totalmente occupate da illustrazioni, e quindi dipende dal singolo libro. Soltanto in 3 casi le pagine sono diventate 24 o 32 perché il testo era indivisibile e quindi avevamo proprio la voglia di tenerlo, e perché non si poteva togliere nulla. E adesso veniamo a parlare insieme con Maria Giorgia Ulvar della sua ultima scrittura, Ligea, edito dalla Elliot. Se io dico Ligea, la prima cosa che mi viene in mente, per grande affezione, è Edgar Allan Poe. Qualcuno l'ha detto, in realtà il nome Ligea è il nome della sirena di, certo. Per me, della sirena di Tomasi di Lampedusa. Io da quel racconto ho pescato quel nome, almeno nella mia memoria, e l'ho usato nel momento in cui la voce che volevo far parlare aveva bisogno di quel suono di nome e quel rimando. Nel mio testo poi Ligea è una sirena che viene portata in un luogo non usuale per una sirena, perché è uno stagno di montagna, e qui si svolge un dialogo con un altro personaggio. E che cosa ne dicono i suoi lettori di questo libro di poesia Ligea? Posso dire cosa hanno detto i primissimi, prima della prima pubblicazione, e i miei lettori di fiducia. Mi hanno detto è un libro molto strano e molto forte. Molto alchemico strano, anche. Sì, e lo strano forse è dovuto al fatto che Ligea, essendo un personaggio intermedio tra l'umano e il bestiale, non umano, comunque qualcosa di oltre, al di là, o che viene da un abisso, non parla una lingua riconoscibile come l'italiano nella sua sintassi classica. È una lingua comprensibile ma diversa dall'italiano, è una lingua inventata. È una lingua che somiglia, ma questo l'ho scoperto soltanto dopo, somiglia alla lingua che fino all'Ottocento veniva parlata nel Mediterraneo per gli scambi commerciali, quindi gli scambi tra persone provenienti da vari posti del bacino del Mediterraneo, che usavano una lingua che ne mescolava altre, si chiamava Sabir. E questo, quando l'ho scoperto, mi ha molto colpito. Certo, perché, altro che, perché questo personaggio, Ligea, una sirena. Maria sì. Giorgia Ulvar, Ligea è questo personaggio che parla una lingua
che forse non riusciamo tutto subito a comprendere, no? Perché chiaramente non possiamo entrare subito in connessione, in dialogo, no? con la parola scritta, e bisogna fare un leggero sforzo per entrare in dialogo con le parole di Ligeia, perché l'idea che ha questo personaggio, Ligeia per l'appunto, è soprattutto quello di salvarsi. E chi è che non ha quest'idea? No? Non diciamo ovviamente se riuscirà a salvarsi oppure se soccomberà alle leggi della natura, però comunque il suo grande desiderio è quello di salvarsi. Sì, di salvarsi o almeno di salvare, e lo fa appunto cercando di spiegarsi in questo dialogo, quindi parlando la lingua che può all'altra persona, che è una persona umana e che chiede delle cose, di salvare la sua l'integrità del nucleo, quindi la sua natura più profonda, nel rispetto della sua provenienza, di se stessa, e prova a spiegarlo all'altra persona e usa questa lingua che non è facilmente comprensibile, o perlomeno non ad una prima lettura, perché siamo abituati a parlare con una sintassi, ma è una lingua però molto più vicina a quelle del prelinguaggio, della prescrittura di prima, del momento in cui impariamo veramente bene a parlare, a leggere e a scrivere. Quindi in fondo poi ad un livello meno razionale e più facilmente comprensibile per tutti. All'inizio del testo c'è un consiglio di lettura, per così dire, nel libro, e c'è scritto: si consiglia per questo testo la lettura ad alta voce, e io l'ho scritto perché volevo riportare la lingua all'oralità, e se si prova, i miei lettori poi hanno provato, qualcuno mi ha scritto in merito a questo, se si prova a dirlo ad alta voce ci si accorge che la comprensione che passa per le corde interne, per le corde vocali, per la voce, per le ossa, è ancora più facile. E poi credo che sia sempre molto bello leggere la poesia ad alta voce, ma non perché uno debba diventare in una posizione, debba arrivare a una posizione attoriale, ma semplicemente perché c'è questa parola che ti entra e si fa spazio e tu la senti e tutto diventa molto più in sintonia. Lei legge sovente le poesie ad alta voce? Dunque, allora, questo esperimento, questo consiglio che io do, di leggere ad alta voce Ligeia, di provare a farlo, nasce proprio dalla mia storia di lettrice ad alta voce. Fino a non molti anni fa, per me la lettura ad alta voce è stata molto difficile. L'idea di ascoltarmi o riascoltarmi mi spaventava, spesso non mi piaceva, avevo molta ansia quando dovevo incontrare un pubblico per parlare o leggere ad alta voce. Ho imparato a farlo con il tempo e ho imparato a farlo forse grazie alla poesia, al fatto che con le pubblicazioni dei miei libri io ho avuto, sono cresciuti gli incontri con il pubblico, e dunque a un certo punto io mi sono detta: nel momento in cui ho un pubblico davanti, devo dare a questo pubblico, nel rispetto di questo pubblico, il meglio di quello di cui sono capace. Quindi ho iniziato a leggere ad alta voce, non l'ho mai fatto in maniera attoriale, lo faccio in una maniera piana ed è una maniera mia, e ognuno ha la propria maniera, che non è quella dell'attore, non è l'enfasi, e spesso quando ho ascoltato poesie lette da attori ho trovato che ci fosse qualcosa di posticcio. La lettura di poesia, se si prova a farla nella propria quotidianità e sempre più spesso, poi entra in un'abitudine. Quindi è una lettura semplice,
con un'attenzione per il suono e per ogni singola parola, senza mangiarle, senza affrettarci e prendendoci la responsabilità di ognuna. Ed è per questo che io alle presentazioni dei libri di poesia apprezzo sempre quando è l'autore stesso che legge, anche quando ci sono degli errori. Cosa importa? La lettura è anche quello, no? È anche sì, quello, sì. Sempre meglio quello dei famosi Birignao, perché veramente danno un'altra identità del tutto diversa al testo. Maria Giulia Ulbar, passiamo dalla poesia alla sua altra attività, anche molto importante. Lei è traduttrice. Che cosa avviene come ultimo lavoro nella traduzione per lei? Dunque, io sono traduttrice letteraria. Il mio primo mestiere è quello di insegnante. E questo lo dico perché per le mie traduzioni sono state nel tempo soltanto traduzioni di piacere. Non l'ho mai dovuto fare come lavoro, quindi con la fretta. I tempi della traduzione e la necessità, e ho tradotto quello che mi piaceva, ho tradotto poesia sia dall'inglese che dal tedesco, ho tradotto, ora mi viene in mente dei saggi di Alfred Kubin, ho tradotto un libro molto strano di un esoterista austriaco dell'Ottocento, ho tradotto cose varie e la traduzione mi piacerebbe poterlo fare di più, ma richiede molto tempo, molta attenzione, e lo richiede altrettanto il lavoro di insegnante, quindi non posso farlo spesso. È la mia formazione, quella di germanista, anglista, non ho mai amato l'interpretariato, non mi piace parlare delle lingue straniere per necessità e quindi in velocità e quindi standardizzando anche la lingua straniera, come accade ad esempio adesso per la lingua inglese, che diventa una lingua d'uso, quindi non c'è più tutto il peculiare anche della lingua inglese, quello si sta perdendo almeno nel parlato. E mi piacciono le lingue scritte perché mi piace il lavoro sulla parola, sulle pause, il lavoro di ricerca, che è un modo di stare vicino al linguaggio simile a quello della composizione poetica, con forse più responsabilità, perché si parla per altri, bisogna trasportare lealmente qualcun altro nella nostra lingua e ad un pubblico che parla la madrelingua verso cui traduciamo. Ed è un esercizio. E come si è avvicinata Maria Giorgia Ulbar invece alla poesia? Ecco, questo è difficile a dirsi. Posso dire quando ho iniziato a scrivere, ma che non è il momento in cui mi sono avvicinata alla poesia, perché mi sono avvicinata molto prima, o forse lo sono stata sempre. Io credo che sia qualcosa che accade nell'infanzia. Quando io ero molto piccola avevo questa attenzione, ora lo dico con coscienza, ma all'epoca ero inconsapevole, per le parole, un piacere ad ascoltare alcuni suoni, la capacità di notare il ritorno di alcune parole nella giornata, oppure qualcosa che avevo sentito in un luogo, poi tornavo in un altro. E tutto questo si presentava al mio orecchio e alla mia mente con grande piacere. Quello che io percepivo era una sensazione di piacere, che poi è rimasta, che poi è tornata fuori in una frase che io ho pronunciato quando avevo 6 anni, ma di questo di nuovo ero inconsapevole, perché mi chiedevano amici dei miei genitori durante una vacanza che cosa vuoi fare da grande. E io ho detto, ma voglio fare la poetessa. Ah, bene, non avevo bene idea di che cosa significasse, poi dopo ho detto mille altre professioni, e poi è accaduto che io scrivessi veramente poesia, non voglio chiamarlo lavoro perché
non è un lavoro. Qualcosa che c'è nel contorno può essere un lavoro, ma questo è un modo di stare nelle cose, nel linguaggio. E ho iniziato a scrivere però molto più tardi, ho iniziato a scrivere forse nella pubertà o già nell'adolescenza, ho poggiato la penna sul foglio. Non ho mai scritto in forma diaristica, quindi nel flusso, per buttare giù idee. Nel momento in cui ho iniziato a scrivere avevo già qualcosa in testa che aveva preso una forma e la mettevo sul foglio con coscienza della forma. Maria Giorgia Ulbar, ci sono dei versi di sua composizione che spesso le ritornano in mente e le fanno anche una discreta compagnia? Sì, a volte sì, non saprei dire adesso quali, perché cambiano via via. Ci sono delle frasi o dei pezzi o delle parole che a volte mi risuonano in testa. Di solito non ricordo a memoria quello che ho scritto, non saprei dire un mio testo a memoria su richiesta, a volte qualcuno me lo chiede. Però sì, poi a volte mi tornano dei versi o qualcuno, anche amici, mi ricordano parole o versi che ho usato e lo fanno per commentare, per scherzare o per chiosare in alcune situazioni. Prima di salutarci, Maria Giorgia Ulbar, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo il romanzo di Ocean Vuong. Ocean Vuong è una vietnamita, scrive in lingua inglese perché si è trasferita negli Stati Uniti quando aveva 2 anni. L'ho scoperto per caso andando a guardare un film di cui ora non ricordo esattamente il nome italiano. Ho letto le sue poesie, uscite in Italia per La nave di Teseo e tradotte da Damiano Abeni e Moira Egan. Poi, dopo le poesie, ho ordinato negli Stati Uniti il romanzo. Lo sto leggendo con piacere, è un romanzo che parla di immigrazione, di storia del Vietnam, di persone di seconda generazione che crescono in un paese diverso e parlano una lingua diversa. È bello, ma le poesie che rileggerò, sono una meraviglia. Ma lei ce l'ha portata? È anche un consiglio di lettura. Ma certo. No, ora non ho a portata di mano il libro. Che peccato. Sì. andremo a cercarla in ogni modo. Intanto noi sì, ringraziamo. Ocean Vuong, Ocean scritto come oceano. Ocean Vuong. Sì. Noi intanto ringraziamo Maria Giorgia Ulbar del tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo l'appuntamento con Poesia Festival domenica 22. Per scoprire il programma di tutto il festival, poesiafestival.it. Grazie ancora Maria Giorgia Ulbar e buona serata. Grazie.